Fiorano fa parte con altri 39 comuni d'Italia dell'associazione Città dei Motori, e in contemporanea oggi in ognuno di questi comuni si svolge una manifestazione relativa appunto ai motori. Noi abbiamo la fortuna sul territorio fioranese di avere una pregiatissima collezione di Romano Soli, che colgo l'occasione per ringraziare vivamente in quanto è stato veramente disponibile ed entusiasta nel mettere a disposizione la propria collezione. È quindi una bella iniziativa che ancora una volta testimonia la ricchezza del nostro territorio anche come iniziative di privati appassionati alla motoristica. La prima è stata nel 1968 l'Ardea, che avevo l'officina, ero appassionato Lancia, e a perdita di tempo ho cominciato a restaurarle e poi ne ho comperate, vendute e via discorrendo. Il pezzo migliore resta quella lì, la famosa del sorpasso. Poi quella là è molto importante, che è la Flaminia del Presidente della Repubblica, che l'avevano poi adattata. E quella della Mille Miglia, le 4:18. La partenza da Modena nel 1957. Il primo fioranese a fare la Mille Miglia, facciamo un po' me. Tutte queste qua hanno fatto il film di Ferrari, partecipato mio nipote come attore. Sono certa della rinascita di questo autodromo, questo piccolo autodromo che però ha tanta importanza avuto per il nostro territorio. Le persone che se ne stanno occupando hanno grandissima esperienza, sono persone del settore che conoscono il mondo dei motori in maniera egregia, per cui io proprio tranquillissima, io sono certa che vedremo grandi cose in questo piccolo autodromo. Tutto il patrimonio del comune va tutelato e valorizzato, questo è il modo di continuare una strada aperta e ben intrapresa per negli anni. Per il comune significa valorizzare un impianto, significa richiamare gente sul territorio, quindi per me che sono assessore al turismo ha veramente un valore importante questa iniziativa. Era una brutta cosa vederla morire, vederla andare in malora, e con un gruppo d'amici e abbiamo deciso di ritentare a farla partire, tutto qua. Siamo stati coinvolti sapendo che volevamo fare questa cosa, farla inaugurare proprio in questi giorni dove c'è il Motor Week dal comune di Fiorano. Gli eventi dell'Italian Motor Week a Fiorano Modenese si sono conclusi nel pomeriggio di sabato 16 settembre con i laboratori di ceramica per famiglie dal titolo Rombo di Motori al Castello di Spezzano e le visite guidate e gratuite alla collezione di opere del Museo della Ceramica dedicate ad Enzo Ferrari e ai motori, artisti, designer, ceramisti italiani e internazionali conservate nella raccolta contemporanea del museo.